Non stella, ma firmamento. Non io, ma noi. Non goccia, ma oceano. Sono le tre gigantografie con i volti dei procidani che da qualche giorno sono affisse per le strade dell'isola di Arturo. Ci sono i visi i cui angoli fanno sperare l'impossibile. Occhi che sono linee aperte sul mare. Labbra che si vorrebbe seguire fino a dove si incurva l'ultima parte del mondo. Ognuno può ritrovarsi in una delle tre frasi del contest che Scienza Aperta, il progetto nato dalla sinergia tra Atto d'Amore, Nuove Tecnologie dell'Arte e Stop Tigre, ha iniziato a Proci da tempo fa e che proseguirà anche nei prossimi mesi. Oltre 150 studenti, insieme ai ricercatori e studenti del Dipartimento di Biologia, hanno percorso l'isola raccontando alla comunità gli obiettivi e il percorso del progetto. Attualmente siamo circa 85 studenti sul territorio di Procida che portiamo avanti il progetto Non io ma noi. Questo progetto è iniziato ad aprile scorso con la prima fase in cui abbiamo cercato di raccogliere quante più foto possibili degli abitanti di Procida per poi realizzare tre murales che sono stati installati nei giorni scorsi su tre diversi muri del centro di Procida, insomma. In questo periodo invece stiamo portando avanti un processo di stampa e di scansione 3D per realizzare quello che poi sarà il più grande censimento 3D della storia e vorremmo realizzarlo proprio qui a Procida per Procida. Come conclusione, diciamo, di queste tre fasi, il 12 giugno ci sarà un'opera evento finale in cui stiamo cercando di coinvolgere attivamente tutti i cittadini, i commercianti e le associazioni di Procida, appunto per amplificare il senso di comunità e quello di appartenenza al territorio comune. Il progetto Scienza Aperta ha l'obiettivo di innovare le modalità di controllo degli insetti dannosi come la zanzara tigre asiatica e per renderle ecosostenibili e partecipate. Infatti la partecipazione dei cittadini a questo tipo di azioni di controllo è considerata fondamentale per arrivare con successo all'eradicazione di questo insetto, che è un vettore di importanti patologie per l'uomo. Il progetto è svolto da ricercatori del Dipartimento di Biologia dell'Università di Napoli Federico II e da docenti e studenti dell'Accademia di Belle Arti del corso di Nuove Tecnologie per l'Arte. Quello che stiamo facendo in questi giorni sull'isola è cercare di coinvolgere in maniera innovativa i cittadini a partecipare al progetto di controllo della zanzara tigre. Questo attraverso dei dispositivi che sono definiti acceleratori relazionali, dispositivi che sono in grado di costruire, di rafforzare le relazioni tra le persone e coinvolgerle attivamente. L'obiettivo infatti del progetto è anche proprio quello di restituire un forte senso di comunità, di rafforzare il senso di comunità dei procidani e di trasferire a loro un sentimento, una voglia di partecipare per prendersi cura del bene comune.